Io penso che la sovraesposizione mediatica, soprattutto se giocata su un terreno estraneo ai diritti della ragazza, ma al confronto tra i nostri modi e quelli di altri. Vedi, io ho detto nei giorni scorsi, ad esempio, la storia delle catene. È chiaro che è diversa da quella italiana. In Italia, per fortuna, non ci sono catene ai piedi, ma è anche vero che c'è una certa ignoranza in chi ha commentato. Sto dicendo esattamente questo: il rispetto della dignità e dei diritti devono essere richiesti senza che questo comporti una polemica su altri terreni, ok? Grazie. Poi ognuno è libero di farla la polemica su altri terreni, ma se mi chiedete come rappresentante delle istituzioni, come presidente del Senato, cosa ho detto al padre, io col padre ho convenuto con lui che questa sia la strategia migliore per assicurare i diritti alla figlia. Quindi lui è d'accordo. Si trova a difesa da militante antifascista. Vedi, c'è anche il giorno della prezza. No. Sì, perché non c'entra il merito della vicenda. Stiamo parlando di una italiana che, al di là del giudizio che uno può dare, delle sue idee, del modo con cui traduce le sue idee, se il fatto se è vero o non è vero che lei partecipava a quella spedizione, è comunque una cittadina italiana per la quale è giusto siano tutelati i diritti della persona. L'ha rimandata agli anni 70 questa vicenda, Presidente. Al contrario.